Tu credi in Dio? E se ci credi, credi che Dio creda in te? Io sto ancora cercando una risposta a queste domande. Le ho provate tutte. Davvero. Il nostro mondo è governato da tre religioni dominanti. Il culto più popolare, che si dice conduca alla vita eterna, venera l'uccello dell'arcobaleno. Huang Feng. Il culto meno diffuso, che si dice conduca alla pace assoluta con se stessi, venera la bestia degli abissi, Lei Feng. E il terzo culto, che si dice conduca al vero amore verso il creato e la natura, venera l'albero della vita, La Banga. Tutte e tre credono che ci sia un mondo idilliaco ad attenderci dopo la morte. Quindi i fedeli tendono a convivere pacificamente, siccome l'obiettivo di tutti è il medesimo. Non le ho veramente provate tutte. Mi chiamano Lon, e oggi inizia il mio pellegrinaggio per divenire un discepolo di Lei Feng. Ok. Alzi la mano chi lo odia già. Comunque, vabbè. Here we go. La banga non è drogato, ok? Non c'entra niente. Non sappiamo gli anni di Allen, posso dirvelo dopo, non è un gran problema. Il bang è no, non lo è. Ok. Oh, look at this! Look at this! Ok. Un po' di novità. Non si parte dall'inizio inizio, si inizia da qui. Allora. Paura? Perché paura? Ma è bondato? No! Non è bondato, ho giocato fin qui. Allora. Questo è il primo Pokémon. Lo starter è Totodile. Grazie di aver votato. Penso che vinceva Chikorita prima che mettessi la votazione su YouTube. E poi YouTube ha bilanciato le cose. Grazie, Ninto. Oh! Ne bastavano 10? Però, vabbè, grazie. Aboliamo YouTube. Ok. God damn it. È già tutto rovinato. No, vabbè, scherzo. Ok, allora è di Ninto. Però, per una serie di motivi, Ninto. Comunque sì, ok, devo dirlo, ma ne bastano 10 in questa playthrough per fare un Pokémon. Non ci si può prenotare quando arriva, arriva. Altrimenti si fa con Winner. Immagino che ci sia ancora gente che non ha interpretato mai nessuno. E chi ha già interpretato prima deve usare i beat se vuole. Beh, suppongo che quelli della prima playthrough adesso sono valevoli. Basta che non rimanga la stessa squadra l'altra volta.
E per adesso niente soprannome, Ninzo, per una serie di motivi. Se hai un soprannome, tienitelo per adesso. Per ora è solo Totodile. Fammi un Whisper, così mi apre la chat dei Whisper. Anche chi ha fatto Pokémon secondari deve usare i beat. No. Solo quelli primari, quelli in squadra. Are we Zen yet? Ok. Avrò roba da dirti dopo, Ninto, ma per adesso ti dico solo che la tua backstory è che sei uscito da un uovo una settimana fa, ok? Come il vero Ninto. Ok. Giusto per chiarire. Quindi in questa play non potremo dare il nome al rivale? Già. Vedrete. Ho cose nei piani. Ho piani nelle cose. Ho piante. E cose. Ok. Ninto mi ha un po' spiazzato, però ora possiamo iniziare davvero, credo. Hai pose nei cani. Le cose diverse non mi piacciono. Internet. Ok. È sicuro, Lon? È sicuro di essere pronto? Forse deve concedersi dell'altro tempo. Saggio Lao, sono trascorsi 5 anni e stanotte ho finalmente fatto un incubo differente. Credo di non avere più dubbi ormai. Ammiro tanta convinzione. In questo caso non posso che affrontarti. In guardia, amico mio! Anche il testo. Quanti anni ha Allen? Allen ha 36 anni. E il suo aspetto da dietro è questo, da davanti è come i saggi, come la classe del saggio. Quindi immaginatevelo come quel tizio lì davanti. Deve averne 33. Ci ho pensato, ma era troppo ovvio, allora ho fatto 36. Un saggio col cappello? Vedrete. Niente cappello. È una battuta per il fatto che lo spray dietro non può cambiare. Ok. Ho riattivato le animazioni. Ok. Nato una settimana fa a livello 14. Beh, cosa importa? Ho usato solo lui. Ok. L'audio è strano per me, spero non per voi. Non importa. Sapete cos'è? Credo sia l'update di OBS. Credo che sto sentendo l'audio effettivamente in stereo. Che è una novità su OBS.
Prima non potevi, no. Prima era mono. Cioè, sai, non mono nel senso solo da un orecchio, mono nel senso che i due canali erano identici. O stereo finto. Adesso sento le cose di Toto dalla sinistra e le cose degli avversari a destra. È strano. Nice. Oh, wait, so che cos'è! Lo so io che cos'è! È nelle opzioni, avrò toccato qualcosa come un tonto. Nelle opzioni del gioco, proprio. Ok. Eccellente, eccellente. Oh god, il mio copione. Eccellente, eccellente. Tanta forza d'animo mi commuove. Oh, non pianga, per favore, altrimenti dovrò seguir la ruota. Ha ragione, ha ragione. È un poco inconsueto, ma mi permette di abbracciarla? Una stretta di mano e un addio così freddo e impersonale. Ah, d'accordo, faccio pure. Oh! Lo abbraccia di colpo. E mi sussurra nel. Sussurra nel. Sì, vabbè. Lon. Nell'orecchio. E se ricordi che se cambia idea il tempio di Labanga l'accoglierà di nuovo senza indugi. Oi, oi. Avevamo detto niente lacrime. Ora devo davvero andare. Belli gli spoiler, non è uno spoiler. Salutate! Il saggio Lon! Tutti i monaci si prostrano a terra mentre Lon se ne va. E dicono in coro: rispetta la natura e lei ti rispetterà! Che la banga ti protegga! Ovunque tu vada! Fuck you. Come fuck you? Come si prostrano? Testa bassa orientale? Sì, immaginati un inchino, mani e volto che toccano il terreno. In ginocchio. Vediamo cosa ho fatto con l'audio. Secondo. Forse avevo messo mono in oro. Boh. Lasciamo stereo. It's fine. È troppo HD questo stereo. Mai giocato con l'audio stereo nemmeno io. Come sceglierai i Pokémon in squadra? Pazienza, giovane Panagnagnanci. May the 13th be with you. ok. Bene. Questa playthrough è la mia preferita perché lo starter è muto. Oh, è Ninto che non ha scritto niente. Sono immaginato Lon che combatte contro Allen di Oro. Why? Cos'è meglio?
Totodile ti osserva. Ok. Tutto verrà spiegato. Ma in questo gioco le stagioni cambiano come in bianco e nero? Non sembra una domanda seria. Tra l'altro questa palestra, tra virgolette, non immaginatevela. Immaginatevela diversa. È praticamente un tempio. Tempio giapponese. Non so che dire senza input. L'ho detto che lo direte. O direte me. Avevo anche detto che dipenderà molto da voi, ma non è solo per questo. Vedrete poi. Mal che vada va come giallo e non ci proverò mai più. Ma la natura quieta doveva capitare prima o poi, quindi. Totodile si guarda intorno con molta curiosità. Ok, al posto di Valerio, immaginate, cioè, è Valerio, ma è un bambino di 7 anni. Oh god, ho appena realizzato. Shit. Vabbè, non è importante. Ve lo dico dopo. Non è Franco. È un ragazzino. Benvenuto al tempio di Violapoli. Io sono Cheng Shu e la prova consiste ne. No, ricomincio. Questo è il tempio di Violapoli. Ti do il benvenuto. L'olio mette una mano sulla spalla. Sei nuovo, vero? Anche io lo sono. Quindi procedi pure con calma. Non so veramente se quel che dici è corretto o meno. Sono Cheng Shu, benvenuto al Tempio di Violapoli. Qui inizia la lunga via per diventare un discepolo, del grande Lei Fang. Solo la tua forza interiore e la vera conoscenza del suo io determineranno il livello della sua devozione. Ora che lo scontro abbia inizio e mi dia del lei, sono il capo di questo tempio, insomma. Come desidera. Lottiamo. Hai passato l'ultimo mese su Google Traduttore? Cheng Shu non vuol dire Valerio. Totodile durante la battaglia si gira per osservare l'allenatore che ha urlato poco fa.
Wait. Praticamente i nomi saranno... Beh, non lo spiego già. Vedrete poi. Ora speriamo di non morire per colpa di Fango Sberla. Magari manco la usa. Easy peasy. No, ci sta bene se andiamo di fretta, così se arrivo da Raffaello con un tempo decente, non finisco neanche troppo tardi. Oh no! No, mi sono scordato di fare una cosa! E vabbè, no, anzi, sai cosa? Ci sta bene che non l'ho fatto stavolta. Lo farò la prossima. Ha senso, ha senso. Ok. Funziona. Perché non me lo sono scritto? Dopo la vittoria, Toto dà il salto in modo euforico, agitando le braccia. Si ricomincia da rosso. Congratulazioni. Questa prova della sua forza d'animo la porta più vicino a Lei Feng. E poi... Io rendo grazie al grande Lei Feng in attesa della mia ricompensa. Sì, quello! Renda grazie a Lei Feng, mentre io completo la mia parte del rituale. Dunque, Lon si mette a pregare. Praticamente il metodo di preghiera è in piedi, occhi chiusi, mento sul petto, mani unite, dita medie delle mani piegate. That's too much lore. E gli altri due allenatori che ho battuto nella palestra si uniscono a me in preghiera. Non ridete troppo? Non ne ho più bisogno, non mi serve più. Lascio indietro il torto e abbraccio la virtù. Chat, avete riso troppo. Sono più che altro confuso. Don't worry about it. Totale osserva con curiosità la preghiera, restando in silenzio. Lon riapre gli occhi. Chang è tornato. Sono già scordato il nome completo. Chang Shu. Ecco lei. È Kanon che si morde la lingua. Ecco lei.
questa è la collana d'argento. Immaginate un filo d'argento, niente di che. E questa è la sfera rossa, testimone della rabbia che si è lasciato alle spalle per incontrare il grande Lei Feng. Non lo dimentichi. La infili sul nastro e la mostri al prossimo tempio per partecipare alla sfida col capo locale. Dobbiamo fare il rosario, più o meno. Sì, immaginate una sfera abbastanza, non proprio piccola come quella del rosario, un po' più grande. Una biglia importante, tipo le palline super rimbalzanti, qualcosa del genere. Color rosso, consistenza... avete presente le palline antistress con dentro i semini di riso o grano? Quello. se avete presente la sfera rossa che evoca Groudon, è quella con un buco in mezzo per farcela mettere sulla collana, più o meno d'aspetto. Ma non è la sfera di Groudon. È per darvi un'idea. Allen lo mette nel coso, si mette la collana. La sacra ciambella, non così grande il buco, è solo per farcelo passare. Grazie mille. D'ora in poi è ufficialmente un discepolo di Lei Feng, anche se ha le prime armi. Si ricordi di ringraziarlo e pregare ogni sera per ottenere la sua benedizione. Ora le dovrei elencare i vari principi che vanno seguiti. Oh, non serve. So già tutto quello che c'è da sapere. Sono familiare con i riti e le regole moderne. Ne è sicuro? Non vorrei che se la prendessimo con me, se poi sgarra. Tranquillo, mi assumo tutta la responsabilità delle mie azioni. E lei deve andare fiero dell'approccio alla sfida di oggi. Per caso è la sua prima volta? Sì, è la prima. Il mio papà è partito per continuare il suo pellegrinaggio e quindi ho preso il suo posto con i suoi Pokémon. Oh, ma che bravo! Lon fa per accarezzargli la testa, ma poi opta per dare una stretta di mano. per rispetto. Grazie della sfida. E che Lei Feng la benedica. Che Lei Feng la guidi verso il futuro che cerca. Man, mi sono scordato un'altra cosa. Ah no, non è vero. No, niente, questo è un rimasuglio di un altro. No, tutto a posto, tutto a posto. È tutto ok, è tutto ok. Mi stavo già preoccupando. Ma quanto hai scritto? Ho scritto tanto. Per questo avevo detto never again. Ok. Questa chiamata non è canon. Professor Helm esiste, ma non l'ho mai incontrato. È un piccione viaggiatore? Sì, mi pare che il nome di Cheng Shu o cos'è poi vuol dire piccione o piccione viaggiatore. Totoro saluta il bambino per poi seguire Lon. Ok. I 36 anni se li è bevuti per tre quarti tutti insieme in un frullato di rughe e mancate esperienze di vita. What? Non ho capito. Vabbè. Anche questo Allen ignora le telefonate? No, ma se non esistono le telefonate? Se non sono canon vuol dire che non ci sono. Credo che voglia dire che Lon non tromba. Ah, boh, questo non lo so. Nessuna delle tre religioni forza il celibato, quindi... Da quel punto di vista ognuno fa quel che vuole. Gliela lascio la bacca. Gli serve.
tre religioni si odiano a vicenda. No. Non so se prendere Togepi. Perché mi mette un po' i bastoni fra le ruote. In teoria non dovrei nemmeno. Diciamo che per adesso non è canon. Mi fa comodo per Flash. In ogni caso. Ma. Tadaliel ti osserva con tristezza dopo aver perso la sua bacca. Nessuna reazione. Schiavizzare un Togepi. E vabbè. C'è chi surfa su un ratto. Non sono peggio quelle persone? Non ho la bici, sono scemo. Ok. Con un pop appare Allen Prime. Wow! Dove sono? È come al solito lì che levita. Ok. Mi dai Miracle Sceme. Se non si aprono neanche questa volta. Io non aprono nessuno sotto i 18. E il cespuglio in fiamme che brucia. Nice reference. Ninto, prima ho visto che hai scritto. Ho già sentito questa musica da qualche parte. Se qualcuno riconosce, la riconosce, i miei sforzi non sono stati vani, quindi. Meglio. Totale l'osserva con estrema curiosità il paesaggio, occasionalmente saltando dalla gioia. Credevo l'avessimo riconosciuto a tutti. Ah sì, sorry, l'ho visto solo. È più invadente lui che Amazon Prime. È invadente Amazon Prime? Almeno lui ti dà una scelta. Ok. Oh, ora devo chiedere una cosa a Ninto. Ninto, tu whispero qualcosa, ma non dirlo agli altri. Se no ti banno, non mi importa se mi dai 1 miliardo di bit. Ok, 1 miliardo, ok, ma 9.000 milioni. Ninto, so che sarei tentato di dire qualcosa nella chat principale dopo che te l'avrò scritto, ma non dire niente, please. Dimmi che non ho cannato. Chat, Whisper si fa. Oh god. Facciamo copia e incolla. Slash W, ok, sì. Poi bella che l'ho appena fatto. Oh man. Lo so, Ninto, rispondi alla domanda. È un Pokémon.
boss finale Ganondorf. Ok. Tranquilli, saprete a breve cosa ho chiesto, credo. Forse. A che livello si evolve Totodile? 17 o 18? Oh, perfect. 18, ok. Un'apparizione divina. Non tutti i Bellsprout sono la banga. Quelli normali sono solo Bellsprout. Ok, dovrebbe essere easy. Nice. Comando di avere fortuna a dare 10 bit. Quindi perché Bellsprout è sacro? Beh, puoi dedurlo, credo. Alcuni l'hanno detto in chat anche prima. Ma nel caso non lo dico. E non è drogato! ok, qualcuno vuole essere Bellsprout? Sì, è la torre Sprout. Oh, ok. Snivy vuole essere Bellsprout. Yes, baby. Niente soprannome per ora. Però sei ufficialmente Bellsprout. Oh, man. Spoiler. Spoiler è Crobat di oro. Allora. Sorry, ma ormai. Lo stile è senza soprannome. No, 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 no. Wait. Ho detto per adesso niente soprannomi. Teneteveli in saccoccia i soprannomi. Freedom, ho previsto quella battuta 6 mesi fa. No, non è vero. Ma un mese fa quasi. Ah no, non è Freedom, ma è Andy. Ah, allora ha tutto un senso. Sei Andy. Ok, spero sia centrato ormai la roba piccola. Ok, Snivy, mi fai un whisper di prova? Oop. Ogni volta che dico qualcosa di intelligente, Andy si prende il merito. Con lo spazio, Snivy. Vai a essere magico. Oh,
Totodile guarda con curiosità il nuovo arrivato e si mette a saltellare dalla gioia. Preghiamo per la banga che non ricorda il nome Feng Shui di Lugia. Lei Feng. Lei Feng e Huang Feng. Ci ho messo anch'io il mio tempo a impararli. E vedete l'ondico ancora Allen. Per questo ho detto it's too much. Ok, mi è arrivato Snivy. Ok, è tempo di spiegarvi che tipo di playthrough è questa. Siete pronti per un'altra cutscene? Credetemi che è tutto secondo i piani, ok? Fin dalla nascita ho queste voglie vagamente a forma di cuore sui palmi delle mani. E ogni volta che tocco due creature contemporaneamente per qualche secondo, posso farle innamorare l'una dell'altra. Anni fa lo facevo liberamente. Ma buona parte delle persone a cui davo la spinta iniziale finivano per ritrovarsi più tristi di quando erano sole. Da allora decisi che non avevo abbastanza autorità o giudizio per decidere i sentimenti di chi mi circondava. Non mi faccio problemi ad usarlo sui Pokémon, tuttavia. Sono creature molto più semplici e generalmente mi sembrano felici del risultato. L'unico su cui non sembra avere alcun effetto sono io. Ha un suo senso logico, ma credo che il vero motivo sia che non piaccio abbastanza a me stesso da piacere agli altri. Voilà. Allora. Ora vi spiego, anzi vi rivelo. Tu il vero sfondo! Bam! Allora. Qualcuno l'ha detto. È ispirato dalle. dalle Wedlock. Ma non lo è. Non è una Nuzlocke, non è Wedlock. Come funziona? Allora, praticamente. Praticamente, da dove cominciare? Prendo un Pokémon per percorso, che non deve essere uno che ho già preso nelle playthrough precedenti, e il tipo di Pokémon è dettato dal sesso dei Pokémon che ho già, perché devo creare delle coppie. Inoltre, questo ci ho pensato tanto per decidere come farlo. Inizialmente era un randomizer, adesso chiedo alle persone. La cosa che ho chiesto prima a Ninto sono le preferenze sessuali di Totodile. Lui mi ha detto che è bi. E allora ho detto va bene, o maschio o femmina. Ho incontrato Bellsprout che è femmina, quindi va bene. Non l'ho mai avuto in squadra, quindi va bene. Perfetto. Praticamente questi due Pokémon, è questo che volevo dire, che dipende molto da voi, perché dipende dal fatto che spero che siate maturi abbastanza da non fare battute se qualcuno vuole fare un Pokémon omosessuale o whatever, e dal fatto che appunto, visto che io non posso parlare con i Pokémon, è importante che la coppia interagisca in qualche modo, quindi adesso in teoria Totodile e Bellsprout sono innamorati.
E come effetto sulle battaglie vuol dire che posso soltanto, praticamente se mando Totodile posso soltanto e unicamente sostituirlo con Bellsprout. E viceversa. Se Bellsprout va KO, devo per forza mandare Totodile finché lui va KO. E poi solo nel caso in cui entrambi sono KO posso mandare qualcun altro. E voilà. Un Pokémon gender fluid. Per semplicità è solo etero, homo o bi. Per appunto per semplicità, sennò è troppo complicato. E lo stile si chiama. Lo stile si chiama. Si chiama. Si chiama Bad Touch. No, il tocco di Cupido. Ci sta? Sai cosa? San Valentino è perfetto. San Valentino. Ho già cambiato idea. San Valentino. No, quello è troppo. San Valentino. Santi europei in Cina. Non siamo in Cina. Siamo a Yoto. Riesci a centrarlo? In teoria è centrato. Dovrebbe essere centrato. Perché non è centrato, giusto? Questo, perché cacchio non è centrato? Allineamento al centro, gli ho detto. Quindi sarebbe dovuto rimanere fermo. Vabbè, allora devo spostarlo io. Fuck you, OBS! Pa-pa-ra-pa-pa-pam! Fuck you, OBS! Circa al centro, un po' più destra. Dovrebbe andare così. No, va bene, San Valentino è divertente. È che sono innamorato di un Totodile appena nato. comunque. Le. Vabbè. Hai chiesto i gusti sessuali di Totodile, ma non di Bellsprout. Anche quello per semplicità. Perché. Metti che volete trollarmi e continuate a darmi Pokémon non compatibili. Il secondo arrivato si adatta. E buonanotte. Come nella vita reale? Non proprio. Non mi sembra una relazione salutare. Non lo è. È generata da un potere demoniaco. Psichico. Totodile smette di saltare e comincia a osservare Bellsprout, confuso ma stranamente felice. Cioè. Forse l'ho presentato male in quella cutscene, ma non è che gli mette gli ormoni a mille il tocco di Cupido, è più. Li fa innamorare. Quando li si dà. Che rottura questi soprannomi! Arrivano quando arrivano. Arriveranno. E voilà. Ah, giusto, una cattura per percorso e. Non catturo Pokémon quando ho la squadra piena. Ok?
Ma il tocco di Lon può far innamorare umani e Pokémon? Lon non ci ha mai provato perché non è così depravato. Solo Pokémon dei primi percorsi. Beh, vedrete. Non è detto, andiamo a curarci prima. Ci sta questo primo stream più breve, così spiego tutto. Stabilisce un po' il il tono generale. Geodude lo puoi catturare anche se l'hai usato su blu? No. L'Autobot si avvicina a Bellsprout e comincia a girarle attorno per osservarla. Dopo un giro completo si mette a saltare agitando le braccia davanti a lei. Se una coppia va a KO è fuori dalla squadra, vedrete. O magari no. Dov'è il market qui? Ho fatto un po' di soldini in palestra. Io ve l'ho detto, non è una Nuzlocke. Questo vuoi credermi o meno? Antidoti, non avrò bisogno di tanti. Un paio di antiparalisi. Una sveglia. Lo dicevi anche di blu. Infatti, blu non era una Nuzlocke, era particolare. Uno è morto per un virus, l'altro per Thanos. Quindi. Centrati in percorso che si trovano, lo so. Comunque, boh, se potete darmi una mano, magari dalla prossima volta lo faccio io. È perché non ho avuto tempo di elencarmi tutti i Pokémon che potevo prendere in ogni percorso. Quindi, quando arrivo in un nuovo percorso, se potete darmi una mano e dirmi se non posso più prendere nessuno, perché lascio perdere in quel caso. Se tipo sono già stati tutti gettonati, già tutti prescelti. Giusto, ho il Miracle Seme. Bellsprout guarda incuriosito Totodile, il suo nuovo allenatore, sorridendo vedendo Totodile saltare. Incuriosità, ok. Potete parlare, eh? Lo ripeto. Non vi voglio spronare a farlo se non volete. Io vi leggo se parlate. Solo che Lon non vi capisce. Pokémon sessuati non li potrei usare. Certo che li potrò usare. Se li prendo secondi si adattano. Se li prendo primi chiedo la preferenza. Ok. Come sorride Bellsprout. Effettivamente. Comunque, boh, io mi fido di voi, chat. Siete una chat tutto sommato matura rispetto alla media. Anzi, molto matura rispetto alla media. Molto. Educata. Quindi, non fatemi pentire. Dieci pipì per frustata. I bei tempi. Ha dato Miracolseme o l'ho solo detto?
che gliel'avrei dato. L'ho solo detto. Tipico Lethal. Mi conosco bene. C'è ancora la votazione per l'evoluzione, certo. Non so se c'è Pigman Able, ma... Dottorell osserva contento la battaglia facendo il tifo per Bellsprout. Mi piace. È l'inizio di una relazione. Nice Bellsprout. Io sono quel tipo di persona che non guarda più gli anime romantici perché si è stufato della mancanza di sviluppi della maggior parte di essi, ma sono comunque il tipo di persona che si attacca troppo ai subplot romantici al punto che gli importano più quelli della storia principale in diversi casi. Fatto che One Piece non ne abbia un po' mi salva da quella voragine. Fucking Zubat. Vabbè, Lovely Complex. Io dico quelli che durano eoni, non quelli da 12 episodi. Non ti piacevano Ross e Rachel? Vabbè, quello era divertente. C'erano coppie più funzionali nel resto dello show. E probabilmente mi dimenticherò delle di non usare mosse. Ah! Mosse sonore. Adesso si va e basta. Totorel, decidendo di fare il fighetto, si mette in mezzo alla battaglia, ma dopo essere stato confuso decide di tornare indietro barcollando. Ibi è lo scienziato. Io ti favo per loro, man. Invece si è messa con Ant-Man. Se te la consente, perché non scrivi Whisper anche a me? Poi è un po' un casino scrivere Whisper a due persone. Cioè, se volete farlo, fatelo. Se volete, tipo, pianificare sviluppi di coppia in segreto, fatelo. Però, boh, io cercherò di leggere tutto quello che scrivete. L'ho dato... No, eccolo qua. Bellsprout, congratulazioni. Dice Bellsprout alla vittoria di Totodile. Bellsprout, congratulazioni. Ok, sì. La prima parola della playthrough. Comunque, eravate tutti aggiornati sul fatto che era stata cambiata la natura? Penso di sì, no? Perché era uscito Scaltra alla fine di Oro, ma poi l'ho ricambiata.
Perché Bellsprout ha la voce di Hawk? Perché io ho solo tre voci. Why? Perché Scaltra non avrebbe fatto molto in questa playthrough. E Scaltra in generale non mi piace, quindi la dovrò cambiare. Quando uscirà poi vi spiegherò cosa avrebbe fatto, ma non preoccupatevi. L'ho fatto comunque con Randomizer, con un testimone. Che non so se c'è adesso, ma era Wakefield. Alla voce di Bellsprout, Totodile fa un balzo e si gira verso di lei. Ehi, grazie! Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Lo sapevo fare Totodile una volta, come nell'anime. Bellsprout alla vista di Nidoran si nasconde. Paperino. No, Paperino è... o qualcosa... Paperino che si lava la faccia. Beh, l'ho fatto muovendo le mie labbra perché non so fare Paperino. E tipo farti una... Questo è un nuovo percorso? No, è lo stesso, vero? Beh, free experience. Questa è tutta free experience per Bellsprout. Finché durano i PP. C'è il tizio dei Magikarp. Oh. Oh! Ricordati Cutscene 3 quando catturi il primo Pokémon. Mi è venuto il coccolone perché pensavo di non averlo letto. No, non l'ho fatto. Cutscene 3 è stata fatta. Totodile guarda incuriosito l'attacco di Bellsprout per poi chiederle. Wow! Come la faccio? Wow! Ma come ci riesci? Ora è stitico. Sono andati tutti i pipì per sti cacchio di Magikarp, ma almeno questo è al 15, no? Sì. Oh, devo fare crescita. Bei pipì. A che ora dura la live? Di questo passo non so. Forse manco ci arriviamo a battere la seconda palestra. Almeno il pozzo Slowpoke. Almeno quello. Riesco a... Torno su. Dickens. Ce ne sono di Pokémon che non ho mai usato, guarda lì. Hai usato Ekans.
Quanto la strada è breve. Oh, ma c'è l'erba. Bellsprout ride alla vista dei Magikarp fino a quando realizza che non può più usare frustata. Alla fine di sta playthrough dovrò dare un premio best coppia. Da 24 ore la meritiamo. Sì. In pelle. Te la mando a casa. Lance per Dragonite. Il re e la reginetta del ballo. Già. Diglett per Onix. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Si possono findarsi e sposarsi i Pokémon. Possono fare figli. Sposar il matrimonio è un concetto umano. Come il fidanzamento. Fare i figli. Toto delle Bellsprout la vedo difficile. Totorelli è uscito dall'uovo una settimana fa. Totorelli cammina vicino a Bellsprout condividendo con lei una bacca che ha trovato in precedenza. Oh. 5 PS a testa. Anzi, upgrado la scena dando 6 PS a Bellsprout. Perché Totodile fa il cavaliere e prende la metà piccola. Che cagate! No, it's fine. Totodile si scuoia e mette la sua pelle sopra la pozzanghera. E Bellsprout, ma la volevo bere! No, no. Una cosa si fa terrificante. Bellsprout dovrebbe essere facile da allenare. Poi sono contento che abbiamo un Pokémon d'erba. Bellsprout prende la bacca e la mangia dando una pacca sulla spalla a Totodile con la sua foglia. Pacca sulla spalla. Ma dai, solo bolla, cosa vuoi farmi? Totodile muore. Perché la pacca è super efficace. Totodile fa il tifo da dietro saltellando ogni volta che Bellsprout manda a segno un colpo. Nice. Un secondo che la sedia rompe. Spero che non si rompa. Ok. Avvolgi botta. Il motivo per cui non leggo il testo degli allenatori è che... li ho già letti in oro quasi tutti.
In teoria dovrei cambiare il loro dialogo per ognuno. E se lo facevo per ogni allenatore morivo. I disegni delle coppie. Ben Sprout, grazie per il tifo. La voce di Bellsprout si evolverà col tempo. E poi, hey, it's me, Whippin' Bell! Jesus. Eccolo one shot. Non rischiamo. Oltre. La voce di Victory è uguale all'anime. Sai che manco me la ricordo? Era tipo... Faceva i versi così. Circa così ma più acuto. Il vicino. Vicino. Tra un attimo raggiungiamo gli ultrasuoni. Dopo la battaglia, Totodile si tuffa in acqua e ne schizza un pochetto addosso a Bellsprout per giocare con lei. Look at this! Lon è felice di vedere che i suoi Pokémon sono felici. Ah giusto, non ho detto che abiti in Dos... Beh, tiene gli abiti da monaco e poi ha quel bastone con gli anellini che fanno rumore. Che hanno i bonzi e il cappello di paglia da samurai. Il perfetto look da viandante, insomma. Lon può usare Mazzoligno. Un cosplayer indeciso. Perché indeciso? Quindi Lon li ha già toccati entrambi quando ha catturato Bellsprout. Sì, praticamente sì. Ho skippato la cosa, ma ha fatto. Tra l'altro funziona anche attraverso le Pokéball. Non è che deve strofinarsi addosso i suoi Pokémon. Un po' di tutto. Adesso prende l'acqua sulla sua foglia e gliela versa addosso. Il completo da monaco con il cappellino girato. Nah. Sarebbe stato divertente, ma non è il tipo. Un oggetto lì. That's amore Findus. L'altro mettere i cuori sul layout mi ha fatto notare che la finestra del sesto Pokémon era mal allineata con le altre. Era spaziata male. Ora è corretta. Settimana Totodile sarà sul divano a guardare la partita mentre Bellsprout pulisce la casa. Vedremo quando si evolve che succede, se si evolve. Totodile ridacchia e saltella. Mi stai tanto simpatica, sai? Oh no, altri Pokémon veleno.
Bellsprout, dammi la clava. Croconaw è un cavernicolo. Shellon diventa campione della Lega e diventa papa. Io spero di riuscire a inserire senza fare troppo, senza forzare troppo tutti i dettagli di sto mondo. Però se non riesco, do tipo la lista a Freedom alla fine e la mette poi nella wiki. La magna carta con tutti i dati. Posso dirvi che Lao, il vecchietto in cima alla torre, è... no, grazie. Non dovresti mangiare le Code Slowpoke. Sono in via d'estinzione. È il leader del culto di Labanga. Leader attuale, perlomeno. Anche tu non sei male, sai? Ci sono altri leader? Ogni culto ha il suo leader. Ho paura dell'idea di un Bellsprout che ride. Ma sarebbe tipo un sorriso senza denti, immagino. La bocca di Bellsprout curva all'insù. Sarebbe tipo Joker novantenne. Oppure, sai, dovresti fare come fanno nell'anime i Pokémon quando ridono. Socchiudono gli occhi e diventano gli occhi a U. E basta per mostrare la felicità, a quanto pare. Oh shit, questo è quello con gli uccelli. Ah, ecco. Bellsprout ha fatto l'espressione felice. Totodile arrossisce e saltella gioiosamente. Nice. Onyx? No, non è entrato in nessuna squadra. Il primo commento sotto il video update. Ah, l'ho visto che si sono arrabbiati con Drago perché Drago ha scritto che si disiscriveva scherzando. E c'è chi l'ha preso sul serio. Vabbè, c'è sempre chi prende le cose troppo sul serio. Me compreso. Io prendo tutto sul serio. È per questo che mi amate e odiate, no? Sono curiosa. Dimmi, come ti chiami? E com'è il nostro allenatore? Onyx 5%. Che altri Pokémon ci sono che non ho mai avuto? Farmi un'idea. Non hai un nome? Beh, puoi dire Totodile. Quando ti dice di fare gli attacchi ti chiama Totodile, Lon. Quindi sai che è il tuo nome attuale. Arbok. No, Charbok. Tangelo è il best Pokémon, non è mai stato nel team. Lapras? Lapras venerdì, ma... Nah. Può trovare anche Wooper.
Beh, qualcuno troveremo. Metto per primo Totodile, credo. Beh, dipende tutto da... Fatto che anche se trovo Onix... Ah, naturalmente se trovo un doppione non conta. Tipo Rattata non conta. Non è che adesso non posso più prendere nessuno qui dentro. E magari... Perché non penso che Lon starebbe qua a cercare decine di Pokémon, quindi... Se non capita nessuno, probabilmente vado avanti e basta. Oh! Si è girato! Manco mi sono accorto. Lo stile, tranquilli, domani do una definizione esaustiva dello stile e la metto nei comandi. Totodile si punta un dito sulla testa e risponde: veramente non lo so, è da quando sono nato che sono con lui. Sembra molto devoto in ciò che fa, ma che ne posso sapere io? Saltella ridendo. Questa è la sua risata. Lon è il nuovo nome di Allen? Lon è il nome di questo Allen. Disiscritto. Povero Onix. Le mie orecchie. Oh, sì, devo farlo. Sorry, devo farlo con l'altra guancia. Quella non dalla parte del microfono. Che ho il dente del giudizio che rompe dall'altro lato. Oh man, è uscito strano. È uscito troppo strano. Ehi, Geodude. Sembra tenere a noi. E questo mi basta. Ah, aspetta. Bellsprout. Sembra tenere a noi. E questo mi basta. E Bellsprout ridacchia. Beh! Avete presente Trebolo nell'anime? Beh! Oh, fucking Trebolo. Ne, Doffy o qualcosa del genere, orribile. Fucking, fuck Treble. Ma Allen può farsi dei monologhi? Suppongo di sì, ma... Se li fa sono pianificati. Non ricordo se è a fuoco o no sto tizio, spero di no. Forse è a coughing. Nah, 3 Geodude sto tizio. O qualcosa del genere. 4 Geodude. Non sono mai stato così vicino a scappare dai tuoi stream piangendo. Ok. Quanti anni ha Lon? 36. Giusto, non è calvo, è solo... I capelli sono tagliati molto corti. E si vede l'ombra di una chierica. Non è molto pronunciata. Niente barba, niente baffi. Liscio. Si rasa bene tutte le mattine. Non è un requisito di nessuno dei culti, ma lui lo fa perché gli piace essere pulito. Totodile guarda Bellsprout e prontamente risponde: beh sì, quando sto male mi dà da mangiare, quando sono ferito mi cura sempre, anche se mi parla solo durante le battaglie. A modo suo credo che comunque tenga a noi. Saltella gioiosamente attorno a Bellsprout.
Solo stile diabete. Beh, magari la prossima coppia sarà diversa. C'è modo e modo di evolvere una relazione. Troppo eccitato sto Totodile. Penso che Mima il Totodile... quello che conoscono tutti, il Totodile di Ash. Che fine ha fatto Allen primo? Allen primo è sempre lì. Tranquillo, quando deve dire roba la dirà. Sai che a lui piace viaggiare, no? Piaceva viaggiare, era il suo obiettivo. Quindi si guarda attorno stranito, perché questa è la prima volta che vede Yoto. È arrivato a oro, ma l'unica cosa che ha visto in oro è la camera di rosso, che era molto simile alla sua. Quindi credeva di essere di nuovo bloccato nel loop. Quanta energia che hai! Non ho mai visto un tipo come te. Sarà che sei piccolino? Totodile guarda preoccupato Bellsprout. Ad ogni modo, questa grotta è fredda ed umida. Io sono un tipo acqua, mi sento bene, ma tu come stai? Quando finisce l'arco narrativo di Allen Prime? Con l'ultimo gioco. Questa è la storia di Allen. Se vi sembra che finora l'ho sviluppato poco, non preoccupatevi. È tutto secondo i piani. Sono fritto! Non si evolve ora, no? No, 18. È possibile che, come in Snap, Allen Prime reagisca ai Pokémon della stessa specie di quelli nel suo team? Sì, però non so se glielo faccio fare. È complicato perché... ho già pianificato più o meno tutto in questa playthrough. Più o meno. A parte i Pokémon e altre cose. Quindi non sempre. Già devo leggere i Pokémon che parlano, quindi non sempre mi ricordo di far reagire Allen Prime a tutto. Però voglio che sia presente. Sta molto bene. Bellsprout. Sta molto bene, non è il mio ambiente. Oh. Sta molto bene, non è il mio ambiente. Ma sto un po'... che cacchio di... com'era l'oggi prima? Sta molto bene, Bellsprout. Sta molto... non sto bene. Sto molto bene, non è il mio ambiente. Ma sto in buona compagnia. E Bellsprout fa l'occhiolino. Ok. Guarda Slowpoke. Almeno qua vi beccate nuovi sprite con la versione parallela. Come non avere mal di gola con tutte ste voci? Perché io non strepito.
parlo a voce bassa, quindi la mia voce non si stressa granché. Slowpoke spiaggiato, già. Wait, questo non è... vedo che salvo. Non so se posso scendere qui perché... non vorrei che ci siano i Pokémon al 20. Ma non credo. Solo per un oggetto che voglio essere qui. Ah, ok. Le voglio a forma di cuore sulle mani, si trovano sul dorso oppure sul palmo? Sul palmo. L'ho fatto anche perché quando prega praticamente è come se lo usa su se stesso, ma non funziona. Perché sai, unisce le mani, i due cuori si toccano circa. Totodile arrossisce e si volta dall'altra parte ridacchiando. Non so se ho preso comete, ho preso qualcosa. Sapete che non so come fa Croconaw? No. Adesso prendo comete. Sono andati... non ho nemmeno visto cosa ho preso, ero convinto che fosse quello comete, ma è questo comete. Impara Fango Sberla, Bellsprout. Non credo. Nope. Cometa. Credo che ovviamente fai yabba dabba doo. Come apacciai e hopacciai. Yabba dabba doo! Crocono è tipo l'alligatore della principessa in Ranocchio. L'ho visto, ma non mi ricordo la voce. Ehi, ragazzi! Sono Grogono. Wow! Già sonnifero. Però non ho mosse sonore tabù. La voce di Pino Insegno. Guys, se credete che so fare la voce di Pino Insegno, non mi avete mai sentito. È tipo l'opposto di me. È una voce da uomo vero. Siamo quasi fuori. Mi sa che non si fa niente qui. Potevo prendere l'amo all'entrata. Vabbè. Ho già tolto, dai. Poi solo Vulpix, cosa vuoi? Uffa, questa grotta è piena di rocce. Fortunatamente si spaccano molto facilmente con la mia frustata. Sì, poi non impara a spacca roccia però, quindi... non tutte le rocce. Preghiamo per Onix. E nei prossimi 8 passi devo trovare Onix. O Wooper.
Oh, bello sto Vulpix. Wooper è solo in cristallo. Ah, chi mi dice che c'è Wooper allora? Ah, non picchiare le rocce con le tue fruste! Ti fai male! Jumpluff può usare intro forza volante. Che bel fun fact, not very fun. Oh, oh. Vi do due passi extra. Oh, oh my god. Ok. Ok. C'è qualcuno qui? Notte Ekans. Quindi Ekans o Ekans. Perfect. Beh, in teoria non dovrei nemmeno entrarci. Ci faccio un giro completo. Un passo per casella. Se appare, appare. Se non appare, non appare. Oh. Volevi l'altro serpente? Dunsparce? È già passato Dunsparce. Alla storia è passato anche, direi. Altro che... Ehi Toto, posso chiamarti Toto? Guarda che cosa ho imparato. E sparge poche spore di sonnifero su Totodile. Sono come quelli che mettono le robacce nei drink delle tipe. Non farlo, Bellsprout! Va bene, ha mandate poche, magari. Z-z-z. Totodile guarda con curiosità le spore e si assopisce leggermente. Alla frustosa i sonniferi. Fra qualche anno magari diventano una coppia S&M. 50 Shades of Bells. È che Bellsprout e Totodile è carino, poi Victory Bell e Feraligatr però non so come funzionerà. È strano pensarci. Muoiono prima. Chi dice che muoiono? Lon passa di fianco al pozzo Slowpoke. Che si chiama pozzo Slowpoke. E vede dei tizi vestiti di nero che stanno facendo graffiti con lo spray sui lati dell'entrata. Alza il sopracciglio, ma prosegue.
contenta di essere uscito da quella grotta. Questa serata è molto rilassante. Si chiamano Gang Rocket. Lo vedrete. Ok. Sto pensando se chiudere qua. Sì. Mi sa di sì. Lo so che è presto. Cioè, non è presto, ma... cioè, è presto perché ho streamato poco, ma è tardino. E... il pozzo Slowpoke preferirei farlo a un orario migliore. No, va bene, mi fermo qua. Per adesso, per oggi. È stato un bel inizio, però sono contento di come stanno andando Toto delle Bellsprout. E beh, continuiamo domani. Spero che vi intrighi la cosa. Spero che non vi farà schifo. A che ora? 4 o 5. I problemi tecnici dovrebbero non esserci più, quindi alle 4 o alle 5 dovrei riuscire a iniziare domani. Prima dicevi la palestra, poi il pozzo, alla fine niente. Lo so. Tranquillo, domani faremo tipo almeno fino a Marantopoli, dai. Sono fanart. Aspetta, c'è qualcuno che scrive qua, ma... Toto dal molto sopito risponde: Quel sonnifero, io. Toto dal crolla e si addormenta vicino a Bellsprout. Fanart accumulata in questi mesi? Zero. Nessuna fanart. Beh, ce n'è una di Freedom, ma mi ha messo più condizioni che la fucking dichiarazione di indipendenza, quindi non posso farvela vedere per adesso. Un giorno. Mi ha scritto roba tipo: puoi farlo di venerdì se piove e solo se hai mezzo occhiale rotto, se ti va sul water. No, vabbè, ma non fa niente, non mi aspettavo roba, ha senso, non ho streamato, quindi non è che c'era roba su cui fare fanart. No, a meno che ne ho mancata qualcuna, ma non credo. Domani alle... ci vede domani, alle 4. Quindi, boh, Allen... Lon, quel che l'è. Lo sappiamo che è Allen. Sto pensando. Pensavo di aver mandato una fanart. Grinch, l'ultima che mi hai mandato è quella dei due leggendari, no? Quella l'ho fatta vedere. Se ce n'è un'altra, ho dimenticato di scaricarla. E la mostro poi domani. Non ricordo neanche quella dei due leggendari. Quella di Mew e Suicune. Non è quella, è un'altra. Ok. Allora probabilmente l'ho mancata. Vedrò di ricontrollare l'email. E domani la faccio vedere. Beh, prima di dormire, Allen... Fuck! Lon fa la sua preghiera. Mento sul petto, mani congiunte, occhi chiusi, dita medie abbassate.
La fa silenziosa, però non. E poi si appresta ad andare a dormire. Chiede una branda e va a dormire. Le posizioni delle dita medie abbassate che jutsu attivano. Nessuno. Hanno anche quelle una motivazione che vedrete poi. Sì. Bene. Lon non dice neanche buonanotte ai suoi Pokémon. Diciamo, li ritira nella Pokéball. Sì, li ritira nella Pokéball. No, no, li lascia fuori. Lasciamoli fuori. Boh. Good night. Alan chiuse gli occhi, si addormentò. Non mi sono dimenticato di cambiarlo, questo deve rimanere così. Perché è un Allen. Solo un po' particolare. Buonanotte chat, grazie di essere venuti, grazie della pazienza, alla prossima. Chi mi whispera? Buonanotte Toto, buonanotte allenatore. Bye bye. Se volete sentire la preghiera. Riesco a farla live, com'era? Non ne ho più bisogno. Non mi serve più. Lascio indietro il torto. E abbraccio la virtù. Something like that. Metti il video. Na 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 na. Bye bye.